Sorta su un territorio popolato già in età romana, Santena compare per la prima volta in un documento del 1029. Agli inizi del 300, Santena passò sotto Chieri, per poi confluire nel Principato di Savoia-Acaia e quindi ritrovarsi coinvolta nello scontro tra gli Acaia ed i Marchesi del Monferrato. Fu solo nel 1878 che Santena si vide riconoscere l'autonomia comunale. Tra gli edifici sacri spicca la chiesa parrocchiale, frutto di un rifacimento attuato dal 1922 al 1930 su progetto dell'architetto Giuseppe Gallo. Notevole importanza è il castello, appartenuto ai Benso di Chieri e poi alla famiglia derivata dei Benso di Cavour, che lo utilizzarono spesso come residenza estiva. Demolito l'antico castello medievale, l'edificio fu ricostruito su progetti dell'architetto Francesco Gallo tra il 1712 ed il 1720 e nuovamente trasformato dall'architetto Melchiorre Pulciano a fine Ottocento. Passato dopo una serie di proprietari al comune di Torino nel 1955, fu istituita la Fondazione Camillo Cavour per assicurare la conservazione e valorizzare le memorie presenti nel castello del grande statista piemontese, che riposa nella cappella di famiglia annessa al parco. Quest'ultimo, opera del grande disegnatore di giardini Curten.